Io credo che l'Europa, anziché essere la soluzione del problema, l'Europa oggi è il problema, perché in Europa e nell'Unione Europea manca una politica comune sulla sicurezza, manca una politica comune sulla gestione dell'immigrazione regolare e sull'immigrazione clandestina, manca una politica comune sul contrasto al terrorismo, che è uno dei fenomeni strettamente legati al fenomeno dell'immigrazione clandestina, manca una politica comune sulla difesa dei territori e dei confini. Mancando l'Europa, i singoli stati nazionali cosa stanno facendo? Tutti gli stati nazionali, tranne il nostro paese, che cosa fa? Difendono confini, difendono frontiere, difendono i propri interessi nazionali. Tant'è che la risposta, probabilmente negativa, ma questa assenza di Europa, qual è? È che in tanti posti, in tanti luoghi si stanno alzando dei muri. Non è vero che è stato abbattuto, come spesso dice il ministro Alfano, è stato abbattuto il muro di Dublino. È vero esattamente il contrario, perché in Ungheria si sta alzando il muro, perché a Calais si sta alzando un muro, perché in Spagna, a Ceuta e a Melilla si stanno alzando delle barriere di difesa. È Veramente in l'unico Francia e Spagna paese, stanno iniziando a prenderli, cosa che prima con Dublino non si faceva. l'unico paese che non sta difendendo il proprio confine. Noi abbiamo un confine naturale. Lo dico e lo ripeto, il nostro confine naturale è il Mediterraneo, è il canale di Sicilia. In un Ecco, momento ma come sì, ma questo, scusa, però la domanda, l'invasione posso e fare il una rischio del domanda? terrorismo, non Ma come si fa dimentichiamoci la che a difesa? 300 km di distanza Questo è dalle coste chiaro, italiane però abbiamo il come si terrorismo, fa la difesa? Ma come si fa la difesa? quella porta lì va difesa come è stata difesa attraverso la politica dei respingimenti, del rimpatrio, perché nel piano Juncker, che è un piano totalmente fallimentare, 24.000, se mai saranno, 24.000 tra siriani ed eritrei che verranno distribuiti in 2 anni, sono 1.000 al mese. L'Italia ne sta accogliendo 1.000 al giorno. Allora, vuol dire che la risposta è assolutamente sbagliata. Sentiamo, Però, sentiamo in quel Pedulla. piano lì, chiudo, non si parla assolutamente di che tipo di atteggiamento avere nei Sì, però confronti dei clandestini. Il 90% di chi sbarca da è noi non vero, sono scusa, profughi, ma però sono clandestini.